Napolitano, c'è il rischio di una retorica pubblica xenofoba. Per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano esiste il rischio del diffondersi di una retorica pubblica che non esita anche in Italia ad incorporare accenti di intolleranza o xenofobia, intervenendo questa mattina alla 20ª edizione della conferenza annuale del Centro Europeo delle Fondazioni. Napolitano ha anche parlato della crisi economica internazionale, sostenendo che la crisi non ha ancora generato tutti gli effetti di povertà. Cosmetici fuori legge, maxi sequestro a Bolzano. Migliaia di confezioni di prodotti cosmetici e contenenti un potente allergene della pelle, bandito dall'Unione Europea, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano in una vasta operazione di polizia economica. L'illecita commercializzazione dei prodotti, bloccata grazie all'intervento delle Fiamme Gialle, avveniva attraverso 160 punti vendita dislocati in 52 province italiane. L'Italia verso le ronde. Immigrazione, criminalità, sicurezza pubblica sono i tre filoni del disegno di legge sulla sicurezza, sui quali il governo ha ottenuto una triplice fiducia. Il provvedimento, che giovedì 14 dovrà avere l'ok definitivo dalla Camera, tornerà poi al Senato. Fissati quindi i punti principali del disegno di legge. Obama avverte Israele, nessun raid sull'Iran. È stato il capo della CIA, Leon Panetta, a parlare a Gerusalemme in segreto con i dirigenti israeliani, ai quali ha chiesto che Israele non lanci alcun attacco a sorpresa contro gli stabilimenti nucleari iraniani. A rivelare il contenuto del colloquio di due settimane fa, la radio statale israeliana, ripresa dal quotidiano Haaretz. Secondo la radio, i responsabili israeliani hanno assicurato che non lanceranno attacchi a sorpresa. Termini Imerese, la protesta e la paura degli operai. Centinaia di lavoratori manifestano oggi davanti ai cancelli della fabbrica Fiat di Termini Imerese. Lo sciopero è scattato per protestare contro l'ipotesi di chiusura della fabbrica nell'ambito delle trattative in corso tra la Fiat e la Opel. Gli operai hanno bloccato la strada statale davanti all'impianto. Per gli approfondimenti e tutte le altre notizie entra in TG24 nel sito www.tg24.dimidove.it. A tutti buona visione!